Sì, Marina, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. La situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dalla persistenza di una vasta, di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che continua e continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, ma soprattutto con temperature ben al di sopra delle medie stagionali anche nel corso dei prossimi giorni. E ovviamente, oltre alla risalita di masse d'aria calda, corpi nuvolosi hanno raggiunto la nostra regione, ma soprattutto la sabbia in sospensione in quota. Se osserviamo questa bellissima immagine ricevuta dal satellite NOAA 20 nella giornata di ieri, si denota la presenza di sabbia in sospensione addirittura dal Marocco fin verso la nostra penisola, con dei corpi nuvolosi che in queste ultime ore hanno raggiunto la nostra regione. La situazione non cambierà nei prossimi giorni, saremo ancora interessati da questa struttura di alta pressione presente in quota su gran parte delle regioni meridionali e sulle regioni nordafricane, e quindi le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali. Se osserviamo questa immagine più attuale, più recente di qualche ora fa, si denota la situazione caratterizzata da corpi nuvolosi in via di attenuazione sulla nostra regione. Ma le temperature subiranno una lieve diminuzione nelle prossime ore, soprattutto nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, perché soffieranno venti dai quadranti settentrionali. Ma farà molto caldo ancora sulla Valle Peligna, sulla Marsica, sull'Alto Sangro e nell'Aquilano, con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente 35-37 gradi. E questa situazione resterà invariata anche nei prossimi giorni, come si evince da questo grafico relativo alle temperature previste per i prossimi giorni. Sono temperature di riferimento a 1500 metri, ma che rendono l'idea dell'anomalia in atto. La linea rossa rappresenta la media trentennale, invece i grafici previsti mostrano valori ben al di sopra delle medie stagionali, almeno fino alla giornata di martedì. Poche novità quindi fino a Ferragosto. Per anche il Ferragosto probabilmente sarà caratterizzato da tempo stabile e da temperature ben al di sopra delle medie stagionali. C'è qualche segnale relativo al possibile cedimento della pressione a partire dalla giornata di martedì, con l'arrivo di correnti atlantiche che, se confermate, porterebbero le temperature verso una progressiva diminuzione, ma anche a un graduale aumento dell'instabilità. È ancora presto per saperlo, lo vedremo nei prossimi giorni. Per questo aggiornamento meteo è tutto, restituisco la linea allo studio.